Tacci tua Manu, il pagodino. Tacci tua Manu. Complimenti per l'addizione, sorellina, fa bene l'università a Roma. E la mamma? A casa? Chissà se la fa entrare o la scambia per il mocio. Scusate, ma chiudere un po'? No. No! Ma cazzo, la veniamo a prendere col pagodino, che si sa che è pettinato solo se è scappottato e si lamenta. Anzi, ringrazia che non è dicembre, va. Io intanto vorrei sapere chi è che sta piangendo questo pagodino. Guarda, questo l'ho preso in officina da Vito, è regolare. E lui lo sa? Sì che lo sa. Sì che lo sa, no? Sì che lo sa. Ragazzi, sono stanca morta, non vedo l'ora di buttarmi a letto. Sul divano? No, no, a letto, a letto. No, no, sul divano, sul divano. Forse non hai capito che quello che era il tuo letto adesso è il mio di letto. Quello che fu il mio divano adesso è il tuo divano. Si chiama successione, connesso, no? Mio letto, tuo divano. Che va sempre a finire allo stesso modo. Poi rimani magari solo con un figlio che rovini la vita, non studi più, a 18 anni sei una catastrofe, sola, no, come un cane. Che palle, perché mi deve per forza succedere qualcosa, eh? Perché sono la tua mamma e c'ho paura. Ma non è che siccome è andata male a te con papà, adesso deve andare male a tutte quante, dai, su. Ah, ma da principe azzurro allora te? Principe azzurro? Ma come sei antica? Poi poi non ero io la principessa? Sì, sul pisello. Ma stava dormendo quello? Ridi. Oh, che scassamento di palle, eh. Senti, scassamento di palle. Sul pisello ce sarai. Sul pisello ce sarai. Ma come cazzo parli? Mando giù a Roma mia sorella e mi sale su Califano. Avevi qualcosa da dirmi? Sì, sono lesbica e incinta di uno di colore. Mamma, ma che casa di rompicoglioni che siete diventati? Cosa c'è? Allora? Manu, qual è la cosa che a me mi annoia di più al mondo? Il calcio, allora? E allora guarda lì, non è il cazzillo. Ma no! Che cazzo ci farebbe un adesivo da Juventus sul mio cazzillo? Ma il cazzillo, dai! Guarda la targa, non è lui. È uguale però, oh! Madonna, non ci voglio credere, no! Ma cazzo, era uguale però, eh! Porca puttana, mamma mia! Che si fa? Si fa che qua dobbiamo andare prima che ci blindano, dai. Andiamo, dai. Dai, dai, ma sì. Dai, dai, dai. Coglioni proprio. Vabbè, dai, su, vai. Senti che casino fa sta merda di roba. È sempre lui, sta sotto metadone. Ma chi è? Come cavolo si chiama? Mosè. Ma il cuore? C'è, c'è. 9 palazzi, 9 piani ciascuno, 81 piani con 2 scale a palazzo, A e B, 162. 2 appartamenti per piano, 324 appartamenti. Quindi 324 famiglie, con una media di 4 a famiglia. 3 quando il padre fa lo stronzo come il mio. A 2, 3. Ma quanto cazzo fa? Tu tutto bene? Sì, sì. SF che vuol dire? Siamo finiti. Senti, ma sei fatto pure tu? Oh, come sei messa? No, ce l'aveva in mano il tuo amico, glielo dai domani? Quale amico? Non è mio amico. Beh, noi lo abbiamo preso in tempo. Lo rimettiamo in piedi e da domani è di nuovo in pista. Vai, vai. Mettetegli anche un paio di copertone nuove, magari mi fa più chilometri. Un altro tatuaggio. Sembra una carta geografica. Papà, come facciamo con sta roba dei soldi? Beh,
Mi trovi in un momento un po' difficile. Sì, è difficile anche a casa, però guarda che noi lì siamo in tre. Vabbè, vuol dire che passerò io settimana Mario. Prossima. Elena! Mi hanno detto che eri qua. Ciao, Nicola. Nicola è passato a trovarci. No, stavo andando perché ho dimenticato il gatto nel forno. A quanto pare è difficile mantenere due famiglie con uno stipendio solo. Ciao papà, ciao Elena. Ma lo lascio andare via così? E cosa devo fare? Sti ragazzi sono di un moralismo che fa schifo. Olele. Eh già, è lui il belinone con cui va in giro con le macchine dell'officina, eh? No, non è lui, Vito. Ah no? No, perché i cantine... Chi? I Ghisa. Ghisa lo capisci? E allora diciamo i Ghisa, eh? I Ghisa mi hanno mandato una bella fotografia con il culo della... Figlia. No, no. Della fuoriserie dell'ingegnere. Bel primo piano del culo, con la sua bella targa di prova. 270.000 franchi ho dovuto dare al sindaco per quella bella fotografia, te capivo? Questa l'hai capita, eh? 270.000 franchi, neanche fosse il culo della Jennifer Lopez. Mi spiace, ma io sono venuto solo a ritirare lo scooter. Sì, scooter. Diciamo un motorino, va? Diciamo un motorino. Obsession? E comunque avrei un pensierino anch'io. Cosa? Sì. È il Manu. Però dovresti chiudere gli occhi. E aprire la bocca? No. No. Chiudi gli occhi, mani. Come? Così, sì. Scusa, posso? Ma che sei matto? Ma sei matto tu? Ma no, è troppo, guarda. È bello. È bello, ma è troppo, dai. Sì, mami, bigiotteria. Bigiotteria, sì. Vabbè, è pensiero, è bellissimo. Suonano la porta. Allora, Steffi, vado io. È bellissimo. Ma è troppo, dai. Grazie, anche la giacca, eh. Bettina! Mia figlia torna a Milano e io neanche lo so. Secondo te perché non te l'ho detto? Sentiamo. Perché sei stronza, ecco perché. Se non eri stronza, magari stavamo ancora insieme. Allora sì che ero stronza per davvero. Vabbè, lasciamo perdere. Dimmi quant'è. Lo sai, sono solo i soldi che ti interessano. Lo sai benissimo quant'è. Dammi una penna. Sì, un momento. Vieni. Sai perché la Betty non ti vuole vedere quando torna a Milano? Perché fai sempre queste sceneggiate qui. Le sceneggiate le faccio solo quando vedo te. Sì. Se no sto benissimo, stai sicura. Allora. No, buon compleanno. Grazie. Voi mi prendete i soldi e io mi devo fare un culo così per pagare. Cosa fai, prendi per il culo? No, ti preparo il caffè. Oh, stronzetto, non fare così con me, non usare questo tono, capito? E tu fatti i cazzi tuoi e non ma mi prometti. Lasciami perdere, ho detto. Ah, non ti che ti faccio male. Sparisci! Però, complimenti per l'urlo. Grazie. Va bene. Fantastico. Porca puttana, mio fratello. Betty! Piacciono i pomodorini a ciliegie, vai. E sì che mi dai soddisfazione a tavola, vai. Oh, mangi qualche cosa, un di prosciutto, qui, la mozzarella di bufala, buono. No. Ma tu chi
chi sei. Nico, guarda. Nico, sei morto. Buono? Aspetta, indietro. Nico! No, devo inventare di cercare tutto per te. Ma siete ancora qui voi? Ma per favore, ci stanno aspettando, dai, andiamo. Dai ragazzi, che Jedi si incazza, dai. Oh, ti immagini se adesso sono tutti lì in terrazza ninja, si stanno guardando lo stesso tramonto, in questo momento proprio, abbombatissimi dalla roba del Luca Conte. Ma che stile, io non ho mai visto i colori così. Saranno tutti là. Nico. Oui. Va che a Milano è notte. Ray. Hai mai pensato di andare a pulire i cessi? Guarda che secondo me dovresti provare a pensarci, eh? Veramente? Oh, ma è possibile? Oh, e va bene, Brunster, arriviamo! Tutte cavalli, contiene! Contiene! Yeah! Io devo correre, se sento il tempo battere, è un ritmo che non posso perdere. Da che facevo il filo, la maestra d'asilo, che butto rima il chilo, fuori da una stile porto in giro. Io spettacolo, che giorno è stato, ma per certi siamo il diavolo, ma tu chiamaci articolo di prima.